Ultime ore di campagna elettorale che ha accelerato nella settimana finale con l'arrivo in Molise di numerosi esponenti nazionali. Ieri sera è stato il turno di Stefano Bonaccini, presidente dell'Assemblea del PD, che ha parlato della scelta molisana di fare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, anche a costo di cedere importanti posizioni, come quella della candidatura al vertice di una regione. A me interessa relativamente poco, lo dico da presidente del Partito Democratico Nazionale, che il PD sia primo partito se si perdono le elezioni. Io mi piace, ovviamente, da presidente nazionale del PD, spero che il PD sia il primo partito ovunque si voti, ma a condizione che porti voti per vincere una sfida più grande che quella di chi vince il giorno dopo e governa. E quindi il PD è al servizio del candidato, non è che cerca una sua strada perché indipendentemente come andrà il candidato. No, no, noi abbiamo deciso di scommettere su questo candidato, nonostante potevamo fare proposte che partivano anche da donne o da uomini del Partito Democratico. Non credo di dire un mistero se dico che in Molise ne abbiamo di figure che potevano autorevolmente essere candidato, ma noi abbiamo pensato che lui fosse il miglior candidato possibile, e essere generosi solitamente si viene anche premiati.